Halloween è passato, ma io vi porto ugualmente le versioni Halloween di questi giocatori, ovvero Medel, Laxalt e Romagnoli. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Medel Gary. Medel 84 di rating, versione Halloween. La carta tutto sommato non è bruttissima a livello di design. Ma prima di iniziare questa review vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, è importante l'iscrizione e attivate anche la campanellina per ricevere ogni nostra notifica. E in descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Gruppo Telegram, ragazzi, attivissimo, contiamo più di 100 membri, ci sono anche io. E sempre in descrizione, EasyVault, sito di crediti sicuri, veloci e affidabili, e con il codice coupon NMF20 avrete il 6% di sconto. Vendendolo così, Medel sembra un mostro, abbiamo tutte le stats sopra 70, velocità solo 70, poi abbiamo 75 dribbling, tutto sopra l'80, difesa, fisico, passaggio e il tiro. Da quest'ultimo parto, allora il tiro ha praticamente tutto sopra il 98, tranne la finalizzazione. Chissà perché, perché se avesse avuto anche 98 di finalizzazione, allora sarebbe stato un mostro nel tiro. Ma il suo tiro dalla distanza è micidiale, ha una potenza tiro, un long shot da paura. Si posiziona bene in campo, grazie a work alto in attacco e medio in difesa. Però devo dire una cosa con tutta sincerità. Allora, il fisico è un po'... A parte il tiro che è ottimo, vabbè, ve l'ho detto, 98, tutto sopra 98 la finalizzazione. Allora, il fisico viene pompato tantissimo dall'aggressività, che è 91. Però di forza non è elevatissima. Sinceramente, provandolo, scusate, ho notato che delle piccole pecche le aveva nel colpo di testa e nella forza. Quindi vi consiglio più che altro di metterlo mediano e di aumentarli comunque. Di metterlo, scusate, CC in centrocampista centrale e di aumentargli comunque il fisico, la forza, perché serve sempre. La velocità, insomma ragazzi, è assolutamente da aumentare, ma non è lentissimo come alcuni dicono. Il passaggio, allora, sa far bene i passaggi corti e lunghi, ma nei cross pecca tantissimo, calci piazzati lasciamoli perdere. La visione è comunque buona, in casi estremi può far il COC. L'effetto bassissimo, 45, davvero scandalosissimo ragazzi a parer mio. Il dribbling è un 75 in generale, ritroviamo un equilibrio perfetto, lo aiuta tantissimo nei contrasti perché tenderà a non sbilanciarsi troppo ed è una cosa comunque positiva. Controllo palla, così e così, reattività ci può stare comunque, agilità non è macchinoso ma non è nemmeno un Neymar. Se posso fare un paragone del genere, anche se comunque assolutamente non si può fare. Freddezza, comunque niente male. Ha una buona fase difensiva, una buona difesa, però non è proprio al top. Perché la marcatura non è delle migliori, il contrasto è buono, molto buono. Scivolata, intercettazioni, diciamo che sono buone, ma diciamo gli ho dato una mano, cioè lo prendevo, lo posizionavo correttamente. Come stile intesa l'ho provato col base, ma vi consiglio un guardiano o un sentinella. Abbiamo anche 3 stelle skill, no, e 4 stelle piede debole promosse, ragazzi. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, ragazzi, Bologna, Cile, no, assolutamente no. Gli devo dare un 2.5. Come alternativa nella Lega, Rabio, Savic e Allan. È un giocatore da Weekend League? Più o meno sì, dai, divisione 5-6 se l'è cavata bene. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7+. Allora, tutto sommato, è un buon mediano. Assolutamente migliore di un Biglia, se vi posso fare l'esempio, ma Biglia, vabbè, non è tutta sta forza. Però comunque se la cava, ha un prezzo di 25.000 crediti, comunque buono. Secondo me tenderà anche ad abbassarsi via via che il gioco andrà avanti, sicuramente. Comunque un prezzo giusto. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Hashtag NMF. Con Jovispo vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.